Mario, che studia all'università, incontra alla fermata dell'autobus un suo vecchio professore di scuola media. Buongiorno, professore. Buongiorno. Non ricorda? Sono un suo vecchio allievo della terza C. Aspetta. Ah, sì, ora ricordo, la famosa terza C. Tu sei... Volpi, Mario Volpi. Come stai, Mario? Bene, grazie. Lei? Insegni ancora nella stessa scuola? No, non insegno più. Sono in pensione da 2 anni. E tu che fai? Lavori? No, sono studente universitario. Frequento l'ultimo anno di medicina. Ho ancora un esame e la tesi di laurea per finire. Allora studi molto. È vero, professore. Non ho un minuto libero. La mattina sono sempre a lezione. Il pomeriggio passo molte ore in ospedale o in biblioteca. La sera esco raramente. Invece di uscire con gli amici, preferisco restare a casa per preparare la tesi. Bravo. Sono contento di sentire queste cose. E lei, professore? È sempre in mezzo ai libri? La mia vita adesso è un po' diversa da allora. Ho più tempo per leggere, per rispondere alle lettere che ricevo, per viaggiare e per stare con i nipoti. Ma ecco, arriva l'autobus per il centro. Prendi anche tu questo? No, aspetto il numero 22 per l'università. Arrivederla, professore. Ciao. Ciao, Mario.